Oggi mi divertirò perché sono al fianco di Nadia Parekh, la fondatrice di un laboratorio di pasticceria gourmet chiamato Mélange, e Nadia farà per noi una magnifica torta personalizzata. Sarà una torta grigia che evoca il cemento. Ci saranno molte decorazioni di cioccolato, scaglie ed elementi metallici e lavoreremo anche sullo zucchero. Amo creare movimento e consistenza nelle mie torte, quindi ne creo molte che sembrano concrete e ci aggiungo sopra dei colori. Ecco, abbiamo un pan di Spagna alla vaniglia, appena sfornato. Questa è la mia ricetta preferita. Per farlo devi sbattere le uova e lo zucchero sino a quando non diventa davvero pallido, leggero. Qui ho una crema al cioccolato al latte che è un po' montata, come puoi vedere. Una volta montata cambia la consistenza. Te la mostro anche con la crema al burro di meringa. Ti sei formata come pasticcera o la tua formazione è diversa? Ho una laurea in psicologia clinica presso la McGill University di Montreal. C'è un collegamento? Potrebbe esserci una connessione perché sono cibi di conforto. Per me questa attività è davvero terapeutica. Sono passate 2 settimane da quando ho mangiato l'ultimo dolce, quindi non vedo l'ora. Sto facendo davvero fatica a trattenermi. Che cosa abbiamo qui? Ho messo 5 strati di pan di Spagna alla vaniglia. Ho intervallato con ganache al cioccolato, ganache montata. Ho messo qualche fragola e tutto è tenuto insieme grazie alla meringa e al burro svizzero. Iniziamo a fare il nostro rivestimento. Questo è il primo strato esterno di copertura che viene utilizzato per mantenere la torta dritta. Come ti sembra? Tu potresti lavorare in un cantiere. È divertente, lo dici perché in effetti gli strumenti sono molto simili. Metteremo un colore grigio come il cemento, in questo modo gli altri elementi risalteranno. Diamo un tocco moderno a questa torta, c'è audacia, chic ed è l'industriale. Mi piace la composizione, quello che faremo d'ora in poi. Sembrano pezzi di rame, cosa sono? Sembra metallo, è il cioccolato che abbiamo temperato. Possiamo creare delle forme astratte. Non sembra, ma è zucchero. Come si attaccano alla torta? Non ti sembreranno molto eleganti, ma li metteremo nella torta. Lavoreremo dall'alto verso il basso per fare una specie di acrobazia. Wow, ecco la corona. I gioielli della corona. Qual è il nome di questa torta? Puoi darle un nome? No, non gli do un nome. Potrebbe essere la torta Euronews. La torta Euronews? Sì, perché no? Ora è il momento tanto atteso. Ah, devi assaggiare. Oh, sì. Tutto insieme. Good? È leggera. La glassa si scioglie subito sulla lingua, all'istante. Ecco perché mi piace la crema al burro di meringa svizzera. C'è anche un po' di sapore salato. Sì, non è troppo dolce. No, non è troppo dolce. E questo pan di Spagna è morbidissimo, è tanto buono quanto bello. As good as it looks.